Benvenuti in un nuovo video, oggi tutte e due fluo. Non ce ne frega proprio oggi chi giallo e chi in arancione. Io direi di iniziare con il secondo video assaggio di questo mese di settembre. Il salato e due dolci. Wow! Bravo, iniziamo dolce. Facciamo cereali o... Cereali o cereali? Noi li proveremo con il latte perché ragazzi sono le 8 di sera. Però domani vi faccio il video, ma che va, pure una merenda e li proviamo anche con il latte, il video vlog. Allora, questa è una novità che è uscita nella Degusta Box del mese di agosto. Facendo quindi la proviamo insieme. Sono i cereali Kit Kat super famosissimi che al supermercato costano 3,50€ a 4,50€. Io solitamente questi prezzi qua ho visto in giro. Me ne aspettavo più grandi. Più grandi, questi sono semplici da ingannivole. Minuscoli, ma che sono questi cosi? Nesquik? Nesquik. No, però un po' di Kit Kat. Kit Kat, vai. Allora, sono... cioè, proprio sembra il croccantino del cane. Infatti. Un po' tipo quelli là, la crusca. Vai. Sì, però questa polverina a tono dolce. Mi senti che salto? Mi vado un po' di Coco Pops, come si chiama? Il gioco forse. Coco Pops. Però il retrogusto di Kit Kat si sente. Sì. Coco Pops. Si chiama? Non mi ricordo. No, no. Però questa polverina attorno. Non sono nel latte. Non mi forza nel latte. Troppo dolci però. Più di altro non mi ricorda l'esterno del Kit Kat, ma proprio l'interno, quel biscotto, non sono male, lo sai, sono piacevoli. Nulla di... Mi ricordavo molto nel latte. Mi ricordavo quelli là pallina. Sì. Sicuramente, se volevano fopiez più grandi. Più grandi, Di anche di poco. Anche perché... cioè, sono piccoli proprio. Però, dai, buoni. Buoni. Va bene così. Sono voto. Lo so, 7. 6,5, avevo pensato. Ci sta. Ok, proseguiamo. Allora, abbiamo 3 salate importanti. Facciamo un salato e un dolce o fai 2 dolci e poi salato? Facciamo 2 dolci e poi salato, perché sono 3 salati che non c'è una via di mezzo. Sempre sì. Sì, sempre di questa volta. Ok. Stesso mese, tra l'altro. Stesso mese, stessa, cioè un'altra novità dolce, Mr. Brownie. Questo marchio ha tantissimi cuisini, ho sempre voluto provare, ma poi mi faccio vabbè. Questi sennò mi sono confezionati. Sì. Sono piccoli. Oh. Oddio, sono minuscoli. Bellini? Pensavo fossero anche questi più grandi. Però è alla fine. Questo prespuntino ve lo puoi portare. C'è anche la carta, ragazzi. Wow. Sembra un brownie. Questo è il brownie che non ho mangiato oggi. Di lusso. Buono. Io non sono fan di questi dolci così, di queste cose, però... morbido, morbidissimo. Poi ci sta pure questo strato sopra di proprio di cioccolato. Buono, buono. Ti posso dire, non gli avrei dato un euro. Cioè, è pure un po' cioccolato fondente. No, è buono. È buono, morbido. Me lo aspettavo, lo sai, quei cosi proprio cippo, proprio scadenti, con il gusto. Invece è buonissimo. So pure nel latte. Vabbè, io amo le cose inzuppate, quindi... buono, questa è pure la versione un po' più grande. Buono, buono, pure. Ah, sono rimasta scioccatissima. Io un bel 8 glielo do. Sì, sì. 8 se lo merita. Buono. Questa è una novità, cioè fa parte della Degusta Box di agosto. O luglio, luglio. Doria, semplicissimi le crecherine. Chips di pane pita, paprika lemon. Ci voleva un vabbè, Doria è una garanzia. Sì, buono, ma che salatini. Mamma mia.
Lime. Infatti c'è lime. No, no, proprio lime. Ok, no. Questo è pane pita. Chissà, secondo me lo vuoi. Guarda. Un trucco? No! No! Ma la cosa a parte quei cerchietti che ti piacciono a te rossi, però quelli schiacciati. No, no, hai presente quando prendiamo la seconda? Ah, sì, 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 sì. Sente pure tipo l'olio. Non sono tanto buono. C'è la paprika. Buono, poi spizzoso pure questo pane. Così. Per esserci la paprika e il lemon non sono corti. È equilibrato. Non si sente molto il lemon. No. C'è il, che l'anima, no, lemon. Buono. Penultimo salato, arachidi, trovato da Eurospin, arachidi ricoperto gusto sour cream e onion. Ci facciamo sicuro che non è sicuro che non era sweet bean. No, 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 sweet bean da Eurospin, ci hanno pure altri gusti. Arachidi sento. Mi sembra che avevo un pezzino di wasabi. Oh, scema. Però non è forte. Molto leggero. Buono, questo è proprio il connubio. No. Non vuoi? Sono così tanto crunchy. No, non va. Non è forte che dici, ma lo sour cream è... prepara di più la l'arachide. Buono. Merci. 7,5. No. Ci sta, meritato. Meno male che abbiamo preso prima, abbiamo mangiato prima questi. Diamoci la bocca. Con i nuovi Fonsis, se non ti letti le vi... Bombe, ah, cosa qua, Vieri. No, sì. Come si chiama questo? Bobbo Vieri. Bobbo Vieri, sì. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Ma in questo caso non penso che ce le leccheremo. Perché? Perché è pomodoro e chili. Io poi ho visto la novità, prendi, cioè, proprio così. Sarà pomodoro. Ma sono tipo rosse, 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 ma... Maro, questi tipo di Cheetos, uguali. Maro, ragazzi, una rossissima. Vai, no. Ti vedo una. Pomodoro schiattato. Dolci, ma che è? Dov'è il chili? Ah no. No, no. Sono dolci. Il formaggio non si sente. Un po' di chili si sente, ma. Pomodoro dolce. Oh, il pomodoro. Ketchup. Ketchup è bravo. Ah, non ci sono mai. No, questa. No. Che nulla, fatemi sapere se abbiamo poi chiuso proprio. Mi punge anche un po' la lingua. È perché cibi. Comunque, fateci sapere se voi li avete provati, cosa ne pensate.